Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Una buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Senza pausa dopo la sconfitta contro il Lecce, gli uomini di Mister Montella si sono infatti allenati nella giornata di oggi in vista della sfida di Coppa Italia. Al centro sportivo era presente anche il presidente Rocco Commisso, amareggiato dal risultato di ieri sera. Dopo il pareggio della Juventus 2-2 contro il Sassuolo nell'anticipo di questa domenica, arriva anche il trionfo della Lazio sull'Udinese targato doppio immobile Luis Alberto. L'Inter batte la SPAL 2-1 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, superando così i bianconeri in testa alla classifica. Allo scadere invece il Milan a Parma, che all'88esimo trova la rete della vittoria con Teo Hernandez. I rossoneri sorpassano così i viola. In campo adesso Napoli-Bologna in attesa del posticipo di questa sera, che vedrà la Roma scendere a Verona contro l'Hellas. Per fiorentina1.com, Gianmarco Fusi. Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.